Bella a tutti ragazzi, qui dal vostro Daniel Street ed eccoci nella prima giornata della seconda stagione con le troie. E sto registrando subito dopo il video, quindi non ho ancora visto niente di commenti vostri del mercato, però ormai è andata così comunque e vi faccio vedere che di questi, quindi 8 squadre, abbiamo il Catania e il Siena nuove. Poi c'è il Den Haag, lo Sparta, Saint-Étienne, Nancy-Lorraine, Valenciennes, ci sono tutte le altre. Quindi siamo pronti, vedere anche in Coppa, siamo contro lo Sparta Rotterdam. Guardiamo che non fa mai male una classifica di club, 68esimi, ottimo. Addirittura l'Ado Den Haag che è arrivato dietro di noi è comunque sopra. Vabbè, questi... Non lo capirò mai. Qui poi qualcuno riusciremo a metterlo. E risultati stagionali. Faccio un riepilogo del 2006, vedere poi per il 2007. 50% di vittorie, terzo in campionato, campione della Coppa D2, campione in carica siamo, e 7 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, con 20 gol fatti, 9 subiti, 12 cartellini gialli, 0 rossi. Bene. Ottimo. E allora noi partiamo subito. Con la prima partitina, giochiamo in casa, siamo tutti carichi. Allora, ho scelto di Favalli di metterlo MCA per non sacrificare uno come Kerkum e Cozzani sempre. Quindi la difesa ci siamo. Poi Ettorone Della, Fedda con l'Umsa di qua e di là, con Rasputin che si apre alle incursioni e adesso voglio ancora mettere Orlandone. Perché è la prima giornata, lui è sempre Orlandone. Allora, Miller sta bene fuori, anche perché è scarico. Orlandoni è il terzo, Bucansoio e De Colma sono tutti carichi, assolutamente, carichi a palla. Carichi a palla? Va bene, Krevitz, ti porto un'altra volta. Filattiera alla fine posso metterci anche De Colma e boh, questi sono. Abbiamo alla fine delle possibili sostituzioni, ce l'abbiamo. Zebina, Del Nevo, De Colma, tutti gli altri. Io ci porterei Amzine, vabbè, ma tanto poi chi minchia lo mette. E dall'altra parte, non ho visto, vabbè, potevo fare anche un riepilogo, forse, adesso magari poi ve lo faccio vedere dopo, un riepilogo del mercato anche delle altre squadre, che sicuramente avranno nomi diversi, qualcuno è stato preso, ma non mi ricordo assolutamente. Era una squadra... Vabbè, non ostica, però alla fine quanto è arrivata? Quarta? Ce la sa, ce la sa. E ok. Invece Buonasera a tutti. Sandriani. A seguire il match qui con Buonasera. noi ci sarà Mauro Sandreani che ci fornirà Tutti interessanti seri, commenti tecnici sulla sono partita. Ciao carichissimi. Marco, è un piacere essere qui con Abbiamo te in questa subito occasione. Vediamo Fedda, come va la partita. Chetto L'inizio del campionato è finalmente e arrivato. Favalli. Prepariamoci all'assestare Eccolo. di una stagione di calcio Come tre nuovi spettacolare, ricca di subito dalla emozioni fino formazione all'ultima titolare giornata. rispetto agli 11 della passata stagione. Bisogna avere forze fresche perché poi le partite si susseguono tra Coppa e campionato, quindi adesso abbiamo una rosa più ampia. Ah, e c'è anche Kerkum, ecco. Va bene, andiamo avanti. Se no, non Ecco si il inizia più. calcio d'inizio di questa Eccoci. prima giornata di Allora, campionato. Sicuramente vorranno cerchiamo iniziare di questa stagione nel migliore tenere dei modi con una vittoria. la Sarà formazione interessante molto vedere come larga. cominceranno la partita. Ok. E ci prova dalla Rasputin distanza. prova subito il Non è tiro. riuscito a fare centro qui. Penso che la linea difensiva fosse scoperta. Devono attaccarsi al loro uomo in questa situazione. Ottimo. Magro. Loro non ci devono impensierire, eh. Ha portato il pallone in avanti. Però, Grande intervento, il comunque, pallone riconquistato. Favalli, l'ho messo MCA, Pessima bravo, entrata, questo qua è un retrocessa intervento la pulito, punizione.
Ho messo MCA con Cabildo che si stacca dietro. Favalli, proprio di un'altra categoria. Sta Ovviamente per cercando giocare aiuto. ancora. Giusto La difesa è sotto pressione adesso. partecipare. Stanno Orlandone, attaccando benissimo. 5 torte ti sei mangiato. Rankovic, Lomputis, Tinigno. Ok, lì a chiudere uno, Akanson. E ci sta provando. I tifosi Oh, saranno contrariati in questo questo caso. abbiamo rischiato, Vale sempre la pena provare, anche da lì. Andrà meglio la prossima. Molto. Alla fine della passata stagione si sono salvati tutti, tranne, abbiamo detto, i due che si sono Non c'è ritirati, grande assistenza. Columbus, comunque era un titolare, e Mastella, che ha dato l'addio al Difensori sono calcio letteralmente in difficoltà qui. all'età giovane, Stanno difendendo bene, molto bene, devo giovane di dire. 42 anni. E poi Barbero, 15 minuti trascorsi. a cui non è stato rinnovato il contratto, e poi anche il francese, L'occasione per un Lecron. cross. Ma Grande io intervento di dico, calcio ma se lo sventato. facessi io quello lì, arbitro. Cabildo, poggia, Favalli, Favalli. Con Favalli. Favalli c'è sicuramente più sicurezza. Magro. Come lo chiudono, Ha fermato Però l'attacco. Orlandone. Sicuramente lo chiudono tanto. Brava incornata. La controlla Bisogna bene. cercare di superare. Ancora. Ma ancora. Riusciranno a continuare a Arbitro difendere così cornuto. bene? Bel passaggio. Ok, non riesce a girarsi. La cosa che non deve fare praticamente è scartare Orlando. Prova dalla distanza. E Alto. ancora C'è Rasputin bisogno di ci prova, maggiore precisione. che bisogna anche calciare, Molti dei giustamente. tifosi pensavano fosse dentro. E che gol sarebbe stato. Ecco un intervento in Questo è ritardo. fallo, Poteva grazie. finire sul tacchino dei cattivi, ma Poteva l'arbitro ha scelto di finire, chiudere guarda. un occhio. Che mancia che ti hanno dato. Deve fare centro qui. Stanno difendendo bene, Ok. molto bene a dire il vero. Favalli. Dai, Favalli di un altro pianeta. 15 minuti al fischio finale della prima frazione. No. Riuscirà a tenerla? Bravo Sempre guadagnato attacco Kerkum. sventato. Poi voglio il commento, di questa prima partita con tutti i Sceglie di nuovi. scendere sulla sinistra. Come li state trovando? Ce l'ha fatta. Ci sta Eccolo, provando. eccolo! Momento di Per il ritorno preoccupazione al gol. tardiva. Questo errore sarebbe potuto costar caro. Tinigno. Eh sì, Istintivamente magari, è eh. Un riuscito a po' di intercettare il culo passaggio. anche a noi. Ben fatto per conquistare il possesso. Allora, Sulla linea laterale destra. E Ocio, crossa. Kerkum, bravo. Che tocco. Vai. Proviamo anche da solo. La colpisce con violenza. No, Orlandone non ci siamo. Mi dispiace, ma la questione è tragica. Cioè, tutti si pongono lì, ma nessuno che viene in aiuto. Sono in buona posizione sulla destra. Grande Perché alla chance fine qui. Bel il computer a livello campione lo batti passaggio. proprio in velocità. Se Ancora sul hai pallone giocatori qui. Ha veloci, è portato il pallone in un avanti. successo In molto area. assicurato. Azione difensiva molto importante Figurati qui. se si è smarcato in Troia. tempo. Appena messo Butta giù, secco così, concesso speccherà una un giallo. punizione.
Cartellino giallo, è il suo primo oggi. Dunque va bene, stare attento primo per tempo il resto della partita. Un po' da studiare. Il primo tempo è terminato e i giocatori stanno uscendo dal campo. Penso che entrambi gli allenatori staranno sperando di riuscire a dare una scossa a molti di loro durante la pausa. Andiamo avanti. I secondi 45 minuti hanno allora inizio. Una formazione classica, 4-4-2. Secondo tempo di buon livello. Hanno cambiato campo. Orlando per il proprio non si sente neanche in campo. Pallone buttato. Cioè, prima faceva come Rasputin praticamente. Magro. Poi dopo un tracollo. In attesa di un compagno smarcato. Ah. A Canson. Scende centralmente. Dai. Un passaggio davvero fuori misura qui. Ha portato il pallone in avanti. Possono mettere un buon cross in mezzo dalla destra. Grande parata. Corone. Ha fatto molto bene. Il suo destro era ben indirizzato, ma non era abbastanza angolato per battere il portiere. L'ha messa giù. Fedda, Fedda. È scatenato. Fedda che si pressa con successo. Impatta così. Bravissimi. Magro. Un buon passaggio smarcato. Faccio uscire. Mette sotto pressione la difesa. Lompoutis. Accanto. Dai Camildo. Se ci va in anticipo. Mossa furbissima tua, per recuperare il pallone. La corsia lungo la fascia destra è la sua opzione preferita. Grande pericolo. Ancora in possesso palla. Eccolo, eccolo. Splendida esecuzione. Gol, no? Non è fuori gioco. Ma questo è gol. Sì. 60esimo minuto di gioco. E andiamo. Assolutamente magnifico. È il primo gol. Era proprio quello che serviva a questa della partita. Seconda stagione. Lo finiremo ad un gran Lopes. Finale di match. Bene, bene, bene. E assist. Gran tiro, vero Mauro? Assist di hai chi? Ragione. Di Orlandone. Che l'ha trovato. Vabbè. Intanto. E intanto non sembravano in difficoltà, prendi Mauro, porta ma a casa che adesso però sono sotto. Adesso saranno davvero contrariati per il gol, vero? Sì, certamente, ecco, però vabbè, adesso qua vorranno focalizzare le loro energie sulla ricerca del pareggio. Lasciamo perdere, l'ha fermato, lasciamo ma irregolarmente ha detto l'arbitro. Si inserisce nello spazio ancora in attacco, un po' qui di culo, però qui è un gol. Questo in non, è, non è culo, opportunità per creare con un cross. Assolutamente rimpallo su rimpallo. Guarda, guarda, guarda. Palla, può attaccare nuovamente. Guarda che rimpalli. Beh, ha provato il tiro, ma non ha fatto centro. Trovo destabilizzo. Un gol avrebbe potuto dare. Minchia, Kerkom non ce la fa più. Non ce la fa più. Fedda per Ferrari. Loro la fiducia di cui hanno assolutamente bisogno. Hai ragione Marco, devono assolutamente crearsi altre occasioni per pareggiare. Ok. Sì. Magro. Sì. Ha mostrato tutte le sue qualità difensive qui. Dai. Ha perso il possesso palla. Allora. Un buon cross in mezzo e forse vedremo un altro gol. Eccolo Orlando, no, non ce la fa più. Sai che preferisco fare un'altra cosa? Non Fedda ma Orlando? Toglierlo? E ci mettiamo Atanasio. Problemi sulla sinistra per la difesa. Ma cazzo. A Canson. Ok, non farlo girare, bene. Che culo. Riuscirà a trovare lo spazio per tirare? Possesso palla mantenuto. Altra chance. Il portiere l'ha seguito con lo sguardo, lontano dal palo destro. Intanto. Entrano. Cavalli.
forze fresche. Cozzani, questi movimenti. Pesca il compagno libero. E buona. La bandierina si è alzata. Penso sia stata una decisione corretta. Dagoberto. Siamo ancora in bilico, però. Lomputis. Rankovic. Sembrava fosse stato messo giù. Anche. Non è arrivato alcun fischio. Eccolo. Filtro in area di rigore. E figurati, arbitro. Se quello lì è fallo. È steso. Rubata. Troppo approssimativo. Il portiere esce e avrà anche impresa. Quindi è sempre la mossa per cui il portiere può essere anche alto in attesa di un compagno smarcato. Sulla palla adesso. 1,50 m, ma la palla sarà sempre comunque sua. È scatenato. Gran movimento, opportunità per metterla in mezzo. Bravo Lumsa. Bravissimo. Il risultato finale ancora in bilico e ci avviciniamo alla fine dell'incontro. Ottimo movimento sulla palla. Esterno della rete. Avrebbe potuto come passarla, l'ha sfiorato. Ha deciso di fare tutto da solo. Brutta decisione, probabilmente. Hanno utilizzato tutti i cambi possibili adesso. Intanto 87esimo. E questo cambio mi fa credere che l'allenatore stia tentando di difendere il vantaggio. L'intervento è stato chiaramente irregolare, ha detto l'arbitro. No, non aspettavo. Filtro in area di rigore. Guarda, notevole, guarda. Ma il tiro è uscito. Quando segnerai. Buono scatto, ma non è riuscito. Quando a segnerai bene. Veramente. Non so cosa faccio. Qui basterebbe un colpo di testa, cioè. La palla è per Attanasi e lui segna. Sono partiti in contropiede. Giusto? Uno sforzo notevole dalla lunga distanza. Beh, non l'ha afferrata, ma con una respinta è comunque riuscito a metterla al sicuro. No. Ha letto bene il gioco e ha recuperato la palla. Gran lavoro. Che colpo! Segna. Ha segnato Attanasi. Sì. Questo voglio dire che gliel'ho voluto far fare, perché potevo anche calciare con Rasputin, ma il primo gol, perché a un attaccante serve un gol. Hanno segnato un gol importante, adesso potranno amministrare il vantaggio. E poi gliel'ha sparata in bocca. Però, l'ha fatto. Ha segnato il primo questo gol. È stato incredibile, Mauro. Pure da capitano, sì, pensate. Sì, entrambe le squadre stanno dando il 110%. Questo incontro è davvero impressionante. Bene. Ok. Nel recupero. Hanno subito gol nel peggior momento possibile, vero Mauro? Bene, Marco. Adesso dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo. E finisce qua. Accolto dal pubblico. Ottimo. Hanno vinto la prima partita della stagione. Quindi, prima stagione, cioè prima gara 2-0. È quello Mauro, che ci vuole. Qualche commento da fare. È stato un match appassionante all'insegna del calcio d'attacco. Per iniziare. Speriamo di vedere ancora partite come questa da parte bene. Di entrambe le squadre. Però. E siamo alla fine rischiato. Di questa telecronaca stasera. Un saluto. Probabilmente da Marco Civoli, la formazione viaggio, era un 4-2-3-1, ma troppo largo. Mi sono divertito larghi. Dal primo al 90esimo, Marco. E ci vediamo alla prossima partita. Arrivederci. Però qualcosa si è visto. Loro di tiri in porta non ne hanno fatti. Tutte sufficienze. Buono, anche questo vuol dire un pochino. Bravo Rasputin che continua a salire. Ok, quindi vabbè, Antonini già, perché c'è stato un 4-0 Nancy Lorraine, 2-1 il Siena, Saint-Étienne vince contro la retrocessa Catania. Ok, bene, direi che salviamo. Potrei far vedere, allora, come trattative, dati di mercato.
cosa è successo. Ah, ma non te lo fa più vedere, quindi mi dispiace. E niente. Allora, se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e quindi ci rivecchiamo alla prossima contro il Siena. Ciao!